Bene, questo invece è l'itinerario che noi abbiamo fatto quest'anno. Abbiamo visto quali sono i testi nella prima lezione, come si fa la critica dei testi, quali sono i dati emergenti. E a seconda abbiamo visto il testo più antico in assoluto che testimonia la risurrezione e i testi immediatamente successivi che erano gli inni liturgici. Poi con pazienza abbiamo preso in considerazione il Vangelo più antico, i due Vangeli intermedi, Matteo e Luca, poi abbiamo visto l'ultimo Vangelo e oggi vedremo la aggiunta finale all'ultimo Vangelo. Si tratta di un testo, per certi aspetti anche monotono se volete, perché è fatto fondamentalmente da una scena soltanto. C'è questa pesca in riva al lago, il riconoscimento di Gesù, il mangiare insieme. Poi Gesù prende in disparte Pietro e gli chiede se lo ama. Sappiamo com'è andata. Per tre volte Gesù dice: pasci prima i miei agnelli, poi le mie pecore. Pietro si sente investito, si volta indietro, vede da qualche parte il discepolo che Gesù amava, che è stato il più signore, se si potesse dire, durante tutta la passione, e dice, beh, lo meriterebbe lui. E anche qui vedete il caratterino di Gesù. A te che importa? Chiaro il concetto. Non è stato delicato. Non ha detto, che buono sei, sei umile, disponibile a rinunciare. A te che importa? Un'asfaltata di quelle formidabili. E qualche volta la carità porta anche a questo. Fine. Gesù ribatte, tu seguimi. C'è poi di mezzo quella profezia sulla morte di Pietro, che poi oggi vedremo fino a che punto è profezia. Perché il Vangelo, l'aggiunta di Giovanni è tardiva, è proprio della fine del primo secolo. E il martirio di Pietro era già avvenuto 36 anni prima. Si chiude con una frase che a noi sembra piuttosto enigmatica, dove lo scrittore sacro dice «Sì, ma Gesù aveva detto con precisione questo, non che non sarebbe mai morto», parlando del discepolo che Gesù amava. E poi c'è la finale, dice «Questo è il discepolo che ha scritto queste cose, se ne avesse scritte tutte, Dio mio». Il mondo non potrebbe contenere i libri necessari. Bella esagerazione, noi facciamo il sorrisino e chiudiamo il Vangelo di Giovanni. Ora, quali sono le cose che noi dobbiamo tenere presente quando osserviamo e leggiamo testi come questo? La prima cosa è che il nostro brano si colloca dopo la conclusione del Vangelo di Giovanni. Capitolo 20 di Giovanni, versetto 30-31, se vi ricordate, dice «Questi segni fece Gesù, ma non sono tutti i segni che ha fatto, questi sono stati scritti perché voi crediate che Egli è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate in voi la vita eterna». Poi improvvisamente, come se non ci fosse nessuna conclusione, troviamo il nostro testo. Come mai questo tipo di aggiunta? Sembrerebbe che questo tipo di aggiunta abbia la sua giustificazione in questo brano qui. Siamo alla linea
95. Pietro dunque lo vide e disse a Gesù: Signore, cosa sarà di lui, discepolo che Gesù amava? Gesù rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Tiè, tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Questo testo, dunque il capitolo 21, trova la sua spiegazione qui. Perché trova la sua spiegazione qui? Il discepolo muore e c'è qualche cristianuccio che si scandalizza. Perché questo cristianuccio aveva pensato che quel discepolo non sarebbe morto. E allora questo scrittore sacro riporta il fatto del dialogo fra Pietro e Gesù e insiste. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma tu Pietro impicciati degli affari tuoi. Capite? Se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Ci siamo? Quindi la giustificazione di questo capitolo 21, di questa aggiunta, sembra essere, non l'unica ovviamente, sembra essere questa. Muore il discepolo che Gesù amava, la gente pensava che invece costui sarebbe vissuto come una mummia chissà fin quando, e questo scrittore sacro che appartiene alla cerchia della scuola giovannea riporta questo episodio per dire: amici miei, guardate che questa attesa che voi avete, cioè che il discepolo non sarebbe mai morto, è un'attesa sbagliata. Questa è la prima motivazione. La seconda motivazione, invece, è quest'altra. Mentre negli altri Vangeli c'è l'accenno a questo primato di Pietro, vuoi in Matteo quando dice a te darò le chiavi del regno dei cieli, eccetera, eccetera, vuoi nell'elenco, come in Marco, dove Pietro viene messo al primo posto nell'elenco dei discepoli. Giovanni non ha né questo né quello nel suo Vangelo. Ha però questo episodio al capitolo 21, dove Gesù incarica Pietro di pascere il suo gregge per 3 volte. E quindi un secondo motivo è perché? Perché c'era probabilmente nella primitiva comunità cristiana una specie di competizione. C'era chi diceva che Pietro era il plenipotenziario di Gesù e c'era chi invece pensava che fosse il discepolo che Gesù amava. E lo scrittore sacro qui, appartenente alla cerchia giovannea, dice: no, il primo è Pietro. Se il discepolo che Gesù amava ha ricevuto la preferenza amicale di Gesù è una cosa, ma colui che ha avuto il mandato da parte di Gesù di prendersi cura della comunità è Pietro e non il discepolo. Questi oggi, fino ad oggi, sarebbero le due motivazioni che giustificherebbero, o almeno che noi abbiamo capito, che possono giustificare l'aggiunta di questo capitolo 21. Che cosa notiamo nel testo? Ecco, notiamo questo dato qua.
possiede una ottantina di vocaboli, questo capitolo, che non compaiono mai nel Vangelo. D'altra parte, però, il pensiero di questo capitolo è tipicamente giovanneo. Questo sta a dire che chi scrive questo 21° capitolo non ha messo per niente mano in tutto il resto del Vangelo. È proprio un'aggiunta vera e propria, senza che il resto del Vangelo sia stato minimamente ritoccato da colui che ha scritto questo capitolo. Io ho avuto qualche dubbio perché il 21° capitolo di Giovanni è l'unico che parla di questo fenomeno, della pesca. E parecchi di questa ottantina di vocaboli riguardano la pesca. Ora, se in tutto il Vangelo non si parla mai di una pesca miracolosa, è chiaro che qui abbiamo una sovrabbondanza di vocaboli che non si trovano nel Vangelo, perché sta parlando di un episodio tutto particolare che ha bisogno ovviamente di una serie di vocaboli che non possono comparire lì dove non si tratta di questo argomento. Perciò quell'ottantina di vocaboli diminuisce parecchio. Bisogna che glielo dica ai miei colleghi. Ieri sera mi sono messo col ditino a contare. Dico no. Va bene. La teologia invece no, è giovannea, quindi siamo sicurissimi che chi scrive appartiene a questa cerchia di discepolato, del discepolato di Giovanni il Piccolo. Giovanni l'Evangelista. Poi c'è un altro dato interessante. Questo capitolo 21 rappresenta le apparizioni di Gesù in Galilea, perché il capitolo 20 mostra Gesù in Giudea. Ora, se noi diamo un'occhiatina ai Vangeli, noi troviamo Vangelo di Marco, lo mettiamo da parte perché la parte canonica è un riassunto di Matteo, Luca e Giovanni, quindi a noi interessa Matteo e Luca per fare le comparazioni. Ora, Luca ha apparizioni solo a Gerusalemme, Emmaus e Gerusalemme, quindi al sud, mentre invece Matteo ha apparizioni solo al nord, in Galilea. Giovanni, nella sua parte, chiamiamola così, primaria, più arcaica, ha apparizioni solo in Giudea. Questa invece è un'apparizione in Galilea. Eppure, nel capitolo 20 di Giovanni, Gesù dice a Maria Maddalena: non continuare ad abbracciarmi, ma vada ai miei discepoli e di loro che li precedo in Galilea. E poi abbiamo tutte apparizioni in Giudea. Strano. Qual è la sequenza? Prima in Giudea e dopo in Galilea? Questo sembrerebbe. Però i biblisti si sono messi delle domande. Come mai Matteo, che è quello più vicino alla sensibilità ebraica, piazza le apparizioni al nord? Come mai Luca, che è il più neutro, piazza le prime apparizioni a Emmaus? Sì, al sud, ma non a Gerusalemme. Chiude con l'apparizione a Gerusalemme e poi lo spedisce in cielo. Storicamente sembrerebbe che la prima cosa che i discepoli hanno fatto FIFA blu è scappare. E quindi le apparizioni in Galilea sarebbero le prime.
dove Gesù ha in qualche maniera restituito un po' di coraggio a questa gente. Sono ritornati a Gerusalemme e Gesù dice: non allontanatevi da Gerusalemme fino a quando non riceverete lo Spirito Santo. Quindi altro è il racconto degli evangelisti, che non è poi così chiaro, ma non ci meravigliamo, perché la chiarezza non c'è stata neanche nel racconto della Passione, la chiarezza cronologica. La chiarezza teologica sì, ma quella cronologica no. E così pure anche qui la chiarezza teologica è trasparente, limpidissima, ma la chiarezza cronologica degli avvenimenti, come al solito, no. Per cui ricostruire quello che è avvenuto subito dopo la resurrezione non è facilissimo. Ripeto, oggi c'è questo tipo di riflessione storica che porterebbe a sospettare, le sicurezze non le abbiamo mai in senso assoluto, soprattutto a livello storico, perché a livello storico noi raggiungiamo sempre delle certezze documentarie che non sono assolute, mai, neanche su quello che abbiamo fatto ieri. Di conseguenza, noi dobbiamo pensare a una prima fase galilaica, e quindi sotto questo profilo Matteo è più sincero a livello storico, ma rispetto alla nostra curiosità è più sincero. Mentre invece Luca si barcamena in una posizione, diciamo così, neutra. Prima le apparizioni sono fuori di Gerusalemme e poi a Gerusalemme. Il nostro amico invece, il Vangelo di Giovanni, dice: abbiamo le apparizioni a Gerusalemme e poi in Galilea. Beh, non è così. Chiaro? Perché? Provate ad osservare come incomincia il nostro testo. Dopo questi fatti, quelli raccontati nel capitolo 20, ma questa frase è un aggancio di questo scrittore sacro che scrive il capitolo 21 per poter accostare ciò che lui scrive al testo precedente. Quello che a noi interessa è il modo con cui Gesù si manifestò. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli, va a sapere tu chi sono. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Ma scusa tanto, se il tuo compito è predicare il Vangelo a tutte le creature, che fai? Torni a fare l'impresario? Perché questo è una pesca d'impresa. Sono sette. Pietro era un impresario, e un grosso impresario di pesca. Gesù se lo prende, lo fa diventare discepolo, muore, e lui che fa? Deve mantenere la famiglia, torna a fare l'impresario. Quindi questo dato ci porta a comprendere che l'episodio che noi stiamo leggendo è un episodio che si colloca prima degli episodi del capitolo 20. Morte di Gesù è stata la fine di un sogno. Lo dicono i discepoli di Emmaus, noi speravamo fosse lui. E siccome la vita richiede il piatto di spaghetti a mezzogiorno, lui torna a fare quello che sapeva fare. Dice: rimettiamo in piedi l'azienda, io vi torno ad assumere, veniamo con te. E allora uscirono e salirono sulla barca. Capite? Bene,
Adesso che abbiamo cercato di inquadrare questo nostro episodio, vediamo di inquadrare il testo che abbiamo davanti, il che è un'altra cosa. Allora, se noi leggiamo con una certa attenzione il testo, ci accorgiamo di un dato estremamente interessante. Osservate. Si manifestò due volte. E osservate. Si manifestava. È un'inclusione. Ci siete? Sì. Ormai voi conoscete questo fenomeno. Poi provate ad osservare anche quest'altro dato. Questo vocabolo, barca, non viene fuori solo qui. Altrove non esce più. Ed è interessante, perché allora vuol dire che questo è un racconto chiuso. Questo qui, allora, essendo un racconto chiuso, che cosa? Che funzione ha nella narrazione? Questo è semplicemente un testo che funge da scenario. Questa è la scena. Ciò che viene dopo è importante. Questo è un testo chiuso, non è un testo aperto. Mentre invece noi noteremo che dal versetto 15 in poi il testo è aperto. E quindi l'episodio del mi ami tu non può essere disgiunto dall'episodio dove Gesù dice del discepolo che Gesù amava e lui, che ne facciamo di lui? Sono due episodi, diciamo così, congiunti. Questo invece è un episodio chiuso. Bene, allora stiamo a questo episodio chiuso. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea e i figli di Zebedeo. E altri due discepoli. Chi sono i figli di Zebedeo? Giacomo e Giovanni. È strano che qui vengano definiti così. E qui ci sia l'altro tizio che viene definito il discepolo che Gesù amava. Facciamo una piccola cattiveria. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, il discepolo che Gesù amava e suo fratello. No? I figli di Zebedeo. Ma forse era troppo lungo. No, non è troppo lungo. Guardate, Natanaele di Cana di Galilea. Tommaso detto Didimo. Quindi nessuna difficoltà, il discepolo che Gesù amava e suo fratello. No. Allora, già questo tipo di nomenclatura ci fa sospettare che il discepolo che Gesù amava non sia facilmente identificabile con Giovanni. Se poi noi pensiamo che questo verbo, il discepolo che Gesù amava, viene adoperato non per Pietro, perché Gesù tenta di dirgli agapas me, vedremo dopo il giochetto. E Pietro risponde invece tre volte fileose, o filò, filose. Abbiamo dunque
una possibilità soltanto di sospettare che sia forse Lazzaro, perché solo di lui nel Vangelo di Giovanni si dice: guarda quanto lo amava quando Gesù si è trovato fuori dalla tomba e piangeva per la morte dell'amico.